effettuerà questa premiazione e la ringraziamo della sua presenza, il vice sindaco della città di Correggio, che ha accolto così bene tutti i partecipanti a questa giornata dei campionati italiani. Emanuela Gobbi, grazie. Grazie vice sindaco. Terze con 35 punti per la gioia di Alessandro Cozzi, Fanfulla Lodigiana, Ombretta Bongiovanni, Curia Samiri ed Elisa Stefani. E le altre ovviamente. Queste le ragazze di Lodi, terze. Bellissimo gruppo, è l'ultima gara di oggi. Dietro con la pettuccia bianca, per favore. Arianna, ben arrivata. Ai vostri posti. Alle matte! Ale, lo spettacolo del cross lungo. Il campione italiano Denard, e abbiamo detto però stavolta c'è una bella squadretta di Chinard. Vai Marco! Vai Marcone! Ilari e Peter B, e poi Chisorio, Talam Kipkemei. Qua fa un giro neanche. Il keniano è noto, lo chiamo. Dai Dani, dai! Vai Marco! Vai Luca! Dai Vane! Dai Vane! Vai Michino! Vai Gabri! Con lo stampino, che tempo, no?
ricordiamo che c'è la possibilità di avere subito qui le foto delle gare di oggi. Lo stand fotografico è dietro la tribunetta. Angelo, vai! Può andare nei prossimi giorni sul sito www.matteomezzadri.it. Quindi ripeto, chi vuole le foto della gara le può acquistare già oggi qua dietro la tribunetta in zona arrivo, oppure andare nei prossimi giorni sul sito www.matteomezzadri.it. Alle Robi! Alle Marcello, vai! Ricordiamo con noi oggi tra gli altri Stefano Morselli di Podisti, che ovviamente curerà un resoconto sia fotografico che proprio un resoconto di questi campionati italiani qui a Correggio. Intanto sempre i tre keniani al comando a fare il ritmo, il portagolori dell'atletica La Fratellanza 1900. Kibor e Iego, guardate che finale! Kibor, guardate il finale, applausi per loro, 10 km a tutta. Vittoria per Kibor delle Alpi Apuane, Diego della Fratellanza e poi abbiamo il terzo, eccolo qua. Posto, quarto posto che però è di Peter B e quinto un grandissimo da sempre, uomo del cross, Gabriele Denard, il campione italiano in carica, bravi. Complimenti, un bellissimo podio tutto di atleti keniani. E poi è arrivato un Gheno. E poi Ilari B, zona arrivo. E poi Giuseppe Simucheca, uomo della corsa in montagna, bravissimo. Poi Lussaino Cride che ha fatto un finale bellissimo battendo Gualdi, batterimmi che sono stati bravissime, Fiamme Gialle, campioni d'Italia 2012 di cross lungo, un'altra soddisfazione per Fiamme Gialle, che squadra. E poi Gianmarco Puttazzo, bravo Gianmarco per Centro Sportivo Esercito. Ci sono altri atleti, tra i quali anche bravissimo il veterano Paolo Finesso della Comense. È stata una giornata lunga, ma una bella giornata per l'atletica, per la corsa campestre. Applaudiamoli, è il minimo, guardate, una medaglia di applausi è il minimo che possiamo fare per questi atleti che hanno dato il massimo anche oggi, veramente. Bravi, bravi. Un applauso che va a tutti, un incitamento che deve andare proprio ad ognuno dei protagonisti di oggi, dai primi a tutti quelli che arriveranno.
Arriva Giuliano Battocletti, sempre bravissimo. Giuliano tante volte azzurro. Dai con gli applausi, forza, per tutti gli atleti in gara oggi. È l'ultima fatica che vi chiediamo e poi le premiazioni finali. E poi campione del mondo master Valerio Frignone, bravo Valerio. Sul traguardo della gara più impegnativa, più faticosa di questa lunga giornata dei campionati italiani a squadre di corsa campestre. Ricordiamo questa mattina campionati italiani cadette con la vittoria della Lombardia davanti al Veneto e le altre 19 rappresentative. Intanto la classifica di società va a segnalare il primo posto delle fiamme gialle con 27 punti, seconda posizione per l'Atletica Terni con 44 punti, quarto posto per l'Atletica Futura, quinto posto per seconda posizione per l'Atletica Terni con 44 punti e il Centro Sportivo Esercito con 56. Con tutte le premiazioni, quindi premiazione del cross lungo, della classifica squadre del lungo, della combinata femminile e della combinata maschile. Dai Jack! Dai Ascio! Dai Ascio! Vai Manuel! Poco fa è arrivato anche Maurizio. Tutte le cerimonie di premiazione che saranno l'atto conclusivo di questa lunga e bella giornata dei campionati italiani a squadre qui a Correggio. Dai Antonio, dai Antonio, Ale, bravi, bravi, ben arrivati. Ultimato che stanno arrivando nel lungo. Ricordiamo, è esplosivo, se ne l'ho consegnato entro mezz'ora mi scotti addosso. Sto scherzando. Al terzo posto, third place per Atletica Futura, Abraham Kipkemei Talam. Il mio consigliere federale Stefano Andreatta. Second place, Fratellanza Modena 1874, Diego Solomon Kirva, 29-10. Al primo posto, first place per il gruppo del Parco Alpi Apuane, 29-09, William Kibor. Salutiamo questo bellissimo podio, ricordiamo ai margini del quale quinto è arrivato Gabriele Danardo, campione italiano in carica. Vai, vai.